nord, sud, ovest, est. Buongiorno e buon anno, primo gennaio, ed ecco che si ricomincia con una edizione di questa trasmissione. Dal Giappone arriva la nostra ospite che è Elena Laghi. Buongiorno Elena, ciao. Ohayou gozaimasu. Fantastica, ha già imparato il giapponese. Da capo, per favore. Ohayou gozaimasu. Buongiorno. Buongiorno. È stato difficile imparare il giapponese? Allora, la grammatica è completamente diversa dalla nostra, però una volta che si capisce il meccanismo viene quasi naturale impararlo, sì. A parte che Elena si poteva chiedere se è stato difficile tornare dal Giappone, perché tutte le volte vuol dire poi riadattarsi, visto che parlavamo di cambio di fuso orari, o poi tutte le volte riassorbire il jet lag, insomma. Sì, esatto. Quando si torna dal Giappone ci si sveglia, non si riesce a dormire la notte, ci si sveglia alle 3, alle 4, poi alle 5, alle 6 e finalmente si riesce poi a svegliarsi a un orario decente, tipo alle 7 o alle 8 del mattino. Invece anche là, quando si ritorna, non si riesce più a dormire fino alle 2 di notte. E io impiego almeno 2 settimane a riprendere il ritmo quando torno là. Elena Laghi ha fatto scienze della comunicazione all'USI e abita in Giappone. Adesso è tornata per le feste e in Giappone studia il giapponese, cioè l'ha studiato, ormai lo parli. No, giusto. Allora, lo sto attualmente studiando ancora, vado a una scuola di lingua tutte le mattine, 4 ore, un corso intensivo. Questa lunga permanenza in Giappone, che è diventata, almeno penso temporaneamente, la tua residenza da più di un anno, come mai hai scelto questo posto? Allora, il Giappone l'ho scoperto per caso 2 anni fa, durante il mio primo viaggio. Sono stata là 10 giorni. Ho visto le città più famose, da Tokyo a Kyoto a Osaka, e poi l'anno dopo sono tornata, ho rifatto un viaggio più lungo di 17 giorni e ho visitato molte più città. E quando ho finito il mio contratto con la mia vecchia azienda, stavo cercando lavoro in Ticino e la situazione era un po', diciamo, non riuscivo a trovare un nuovo lavoro. Allora ho detto: dai, proviamo, cambio vita. Ho proprio fatto uno stacco e sono partita. Così abbiamo scoperto che si dice Osaka e non Osaka, e non sì. Osaka. No, nonostante quante cose la canzone di Finardi, no? Ci ha insegnato le ragazze di Osaka, invece no, è Osaka. Perché gli accenti sono praticamente su ogni vocale. Allora, c'è l'accento lungo, che è appunto Osaka. È un... No, quello non è un accento, sono proprio 2 O. E se no sì, sono diversi dai nostri, non hanno università questo tipo di accenti, hanno le lettere più lunghe come in latino, se vogliamo, sì. E in Giappone, a parte studiare, cosa fai? Allora, attualmente insegno italiano, ho insegnato e ricomincerò a insegnare inglese, e ho lavorato part time per un'azienda di HR, risorse umane, come media manager. Ci sono tante persone che vogliono studiare italiano in Giappone. Italiano, sì. Allora, tra giapponesi e italiani c'è un amore profondo. Infatti in Italia, come sapete, ci sono un sacco di fiere del fumetto, c'è sempre questo rimando al Giappone. Manga. C'è proprio un amore spassionato anche per appunto manga e anime. E in Giappone ugualmente c'è questo amore spassionato per la cucina italiana, loro vanno pazzi per il cibo italiano, infatti mi chiedono sempre consigli o mi chiedono se riesco a mangiare bene in Giappone. Che poi si mangia benissimo, il Giappone è uno dei posti dove si mangia meglio al mondo. Sì, veramente, io infatti una cosa che dico sempre è che riesco a vivere là per lunghi periodi proprio perché c'è una buona cucina. Quando si torna dal Giappone, di solito le persone ti domandano: ma quello che mangiamo nei ristoranti giapponesi in Europa è equivale a quello che si mangia nei ristoranti in Giappone? Allora, il sushi, se vogliamo parlare del sushi, è tutta un'altra cosa. Proprio il sapore è diverso. In che senso? Allora,
il nostro sushi che mangiamo in Europa ha un sapore, non so come definirlo, dolciastro, mentre invece quello giapponese è proprio pesce. Mare. Mare, sì. E infatti se prendiamo il riccio di mare, loro lo adorano, per noi ha un sapore veramente... Tanto. Sì, è veramente di, si usa in certi posti del Mediterraneo, tanti lo mangiano anche crudo, ma insomma sì, è un crudo, sapore, è un sapore veramente forte, sembra di mangiare il mare. Esattamente, e là è uno dei piatti più costosi, quindi per esempio mio padre un giorno al Kaiten Sushi, che è il sushi con il carrello, diciamo, ha preso l'uni, che è il riccio di mare, convintissimo, costosissimo, e poi ci è rimasto male perché ovviamente non siamo abituati a questo tipo di sapori. Uguale per il natto, che sono i fagioli fermentati che loro mangiano alla mattina con il riso, solo che per noi è veramente un sapore forte. La colazione giapponese è una cosa per insomma menti preparate. Sì, allora se si va in un ryokan, che è l'albergo tradizionale giapponese, sì, c'è sempre il natto, la fetta di salmone, le alghe nori, il riso, l'uovo che è sempre crudo. Una cosa strana per noi è mangiare l'uovo crudo. Noi spesso lo cuociamo, giusto? Invece loro lo spaccano nel riso, lo usano per condire la carne, sempre crudo. Esatto, quella è un'altra cosa strana che mi viene in mente adesso. Elena Laghi ha anche un blog sul quale lei scrive un po' dei suoi viaggi, un po' le sue impressioni, un blog che si chiama Ellie Lakes. EllieLakes.com, esatto. .com. Quindi se intanto durante la nostra conversazione qualcuno vuole andare a guardare, ci sono anche delle belle fotografie, perché insomma credo che questo sia un hobby che ti interessa molto. Facciamo i radiofonici fino in fondo. Ellie Lakes, scritto Ellie con la Y, Lakes con la K, perché magari uno lo cerca e non lo trova. Ecco. Tutto attaccato? Sì. Ecco, esatto. Siamo stati chiari. Ci voleva. E dunque la fotografia è un'altra tua passione? Esatto, allora prima di partire per questo lungo viaggio, infatti a Lugano avevo fatto una mostra fotografica dove erano venute parecchie persone, circa 200 ospiti avevamo avuto, e il nome di questa mostra era Inside Japan e narrava il mio viaggio attraverso appunto le diverse regioni del Giappone, partendo dal Kanto fino al Kansai, dove si trova Kyoto, appunto. Kanto è la regione di Tokyo. E ecco, attualmente faccio ancora fotografie, ho un profilo Instagram dove appunto narro anche dei viaggi che faccio all'infuori del Giappone. Per esempio quest'anno ho avuto l'occasione di andare in Corea, e a Seoul per la precisione, e poi ho visitato Hong Kong. E quindi ecco, il mio Instagram adesso si ferma a Hong Kong, finite le vacanze ricomincerò a postare anche, finirò la vacanza di Hong Kong per poi ripostare le foto fatte in Giappone. Adesso è tempo di sentire un po' di musica, Elena Laghi resta comunque in studio con noi. Nicola, sai che ci sono arrivati degli auguri, un messaggio in giapponese? Adesso provo a leggerlo, poi c'è Elena Laghi, che giapponese lo parla perché vive a Tokyo, che casomai mi aggiusta un pochino. Akemashite omedoto gozaimasu Elena-san to Nicola-san mo. Com'è andata? Ma è bellissimo. Akemashite omedetou gozaimasu. Vabbè. Parlate tra di voi e quindi... Erano buon anno a te Nicola, sì, da parte di Beatrice. Grazie Beatrice. Ma per che carinissima Beatrice. Tra l'altro questo suffisso san, cosa vuol dire? Perché si mette sempre san dopo un nome? È l'onorifico. Tra amici ci si può chiamare per nome direttamente, mentre invece con le persone che non si conoscono, che si sono incontrate per la prima volta, si dice san, e se si vuole essere ancora più formali si usa l'appellativo sama. Grazie. Ecco, abbiamo capito, imparato una cosa ancora in più. Elena Laghi in studio con noi, alla quale stiamo facendo un mucchio di domande. Per esempio, il Giappone, si sa, è un posto
di fortissima attività sismica, la gente è istruita, no? Sa come deve comportarsi in caso di forte terremoto. Tu hai già avuto delle esperienze in questo senso? Allora, l'hai sentito, insomma, il terremoto? Sì, allora ce n'è stato uno abbastanza forte il 9 gennaio. Quindi un anno fa? Sì, non me lo scorderò mai perché la mia casa ha cominciato proprio a ballare e vedevo proprio il tetto scuotersi. E è stato proprio un perfetto battesimo perché io ero appena arrivata dal 2 gennaio e così subito ho avuto l'esperienza del terremoto. Adesso sono più abituata, non mi fa più così tanta paura. A scuola, per esempio, ogni trimestre dobbiamo fare un'esercitazione, quindi c'è proprio il giorno adibito all'esercitazione, tutte le insegnanti alle 10:30 arrivano e gridano «Jishin, Jishin, c'è il terremoto!» Si esce tutti in fila indiana e si va verso al parco, il parco che c'è vicino alla mia scuola, quindi quello è il nostro punto di ritrovo. Ogni comune, diciamo ogni città, perché Tokyo è divisa in diversi distretti, che sono piccole città a sé stanti con il loro comune, la mia per esempio è Nakano, ogni città ha il suo punto di ritrovo dove bisogna andare se il terremoto si fa veramente pericoloso. Ecco, alcune pratiche per esempio sono, prima di tutto non cadere nel panico, proteggersi sotto a un tavolo giustamente e poi non scappare, non impanicarsi perché quello è la fine. Uscire con calma dall'abitazione e dirigersi verso il punto di incontro. Ci sono ancora ricordi di quello del 2011 tra i giapponesi? Allora, quello purtroppo sì, è una ferita aperta e causa malessere se se ne parla. E qui a Lugano partecipavo a degli incontri con l'associazione Camellia Club e avevamo fatto un incontro riguardo a quello e ogni anno si ricorda. Come per noi appunto è stato anche l'11 settembre, noi lo ricordiamo sempre, stessa cosa per loro. Io ricordo un video impressionante realizzato da ricercatori sismologi che avevano registrato tutte le scosse di terremoto quell'anno superiori ai 3 gradi della scala Richter. Dal 1 di gennaio al 31 dicembre del 2011 il Giappone fu toccato da qualcosa come 14.700 scosse di terremoto, cioè i giapponesi davvero vivono con il terremoto, convivono con il terremoto. Sì, esatto. Allora, quello che faccio io, ormai sono abituata a sentirlo, anche perché provo subito una sensazione di nausea. Si vede che sono particolarmente sensibile. E infatti spesso ci azzecco, vado sul sito dei terremoti, c'è l'associazione che li registra e dopo compare sul sito un'immagine che fa vedere da dove si è generato e poi dove si è sparsa l'onda sismica. Ecco, l'ultimo che c'è stato era settimana scorsa, si è generato da nord, da Fukushima e poi è sceso giù e ha dato come un colpo e io ero a casa seduta sulla sedia e mi è venuto un mini infarto perché ho detto che cos'è? E poi dopo 2 secondi si va sul sito ed è registrato e si capisce da dove, che cosa è successo, da dove è arrivato. Abbiamo in studio Elena Laghi che abita in Giappone da un anno, è tornata soltanto per le feste, domani è l'anniversario. Esattamente, l'anno scorso, il 2 agosto è il mio compleanno, il 2 gennaio ho toccato il suolo giapponese e sono andata a trovare l'imperatore. Subito? Subito, perché sono atterrata all'1 e alle 2 sono riuscita a vedere l'ultimo incontro con l'imperatore al palazzo. Esatto, è stato molto emozionante, ovviamente organizzato alla perfezione. È impossibile perdersi perché basta seguire le masse, poi c'è lo staff che ti dà la bandiera di carta giapponese e dopo si viene scortati all'interno dei giardini imperiali fino al balcone dove l'imperatore si mostra con tutta la sua famiglia e dopo tutti insieme si agitano queste bandierine e poi lui fa il discorso, fa i suoi auguri e poi si torna a casa, sì. L'anno scorso ho fatto questa esperienza molto interessante e
Ovviamente fa ridere, molti giapponesi non l'hanno mai fatta questa esperienza e giustamente il turista l'ha fatta. Beh, giusto, no? Anche perché chi si trasferisce in un paese di solito vuole conoscere la cultura del luogo dove abita. Quando sei lì dici, vabbè, ho tempo, andrò un'altra volta, no? Esattamente. E adesso quando riparti? Allora, riparto l'11 gennaio e quindi arriverò là il 12. Esatto. Con quali progetti? Allora, ricomincio la scuola, sono arrivata al quinto livello e vorrei raggiungere un livello di giapponese almeno N2, che è molto buono, è come il nostro C2, C1 forse, sì, comunque quasi madrelingua. E poi la mia idea sarebbe quella di trovare poi un impiego, perché adesso sono là con un visto studentesco. Se dovessi trovare un'azienda che mi prepara il visto lavorativo, potrei anche fare un'esperienza lavorativa full time a Tokyo. Esatto. Indispensabile ovviamente parlare perfettamente la lingua, che è chiaro. Sì. Oltre a questo, magari giretti nei dintorni? Allora, il Giappone l'ho visitato molto e l'unica regione che mi manca è Hokkaido, quindi al nord dove fa freddo e c'è la neve. E appunto, a proposito di neve, a febbraio c'è lo Yuki Matsuri, che è il festival della neve a Sapporo. Quindi andrò che là. È stata per sede di Olimpici. Esatto, e quindi mi recherò a Sapporo. Cosa succede? Nella strada principale costruiscono con la neve e il ghiaccio dei castelli. Personaggi degli anime fanno come noi facciamo sulla spiaggia i castelli di sabbia con le forme più strane, loro lo fanno con la neve ed è un festival molto famoso. Infatti alloggerò fuori dalla città perché altrimenti i prezzi sono proibitivi. E poi ho scoperto che uno stesso festival così c'è anche nella prefettura di Niigata, dove nevica parecchio. E chissà, magari riuscirò a fare un salto anche lì. Te lo auguriamo. Grazie. E naturalmente mandaci una foto, ma soprattutto metti qualcosa sul tuo blog, così tutti potremo vedere queste sculture di neve e ghiaccio, che sono sicuramente, poi col tocco, col gusto che hanno i giapponesi, saranno bellissime. Senza dubbio. Grazie di essere venuta a trovarci a Rete 1. Voglio ricordare che il tuo blog è Ellie Lakes. Sì. E su questo racconti e fotografie. Buon anno. Buon anno, grazie mille. Arigato. Arigato gozaimasu.